Oh, c'è un macello di zanzare in questo fiume, oh. Devo fare sempre così, mi devo pulire, mi devo spostare, già che sto pieno di brucioli qua dietro, la schiena. Sto tipo in uno stagno, però questo è un fiume. C'è le ranocchie, oh. Guarda che roba. Sto in mezzo a su fiume. Oggi è una pace incredibile. Oh, c'è il treno, oh. Un po', una locomotiva. C'è un pesce manco a pagare l'oro qui sotto, su fiume. Eppure si dovrebbe vedere. Deve essere che è inquinato un bel po'. Guarda lì, oh, che treno merci lungo. Anche oggi il mio creatore, bisogna che me levo il cappello anche se c'è il sole. C'è il cielo color latte. Bianco, latticinoso, perché è pieno di scie chimiche qua. Però me levo il cappello perché riesco a capire l'importanza di questa vita che mi ha donato il creatore. Qui il livello dell'acqua è alto 1,5 metri. Cos'è quell'affare là che si muove in mezzo all'acqua? Oh. Cos'è Neo? Un volatile? Se sta bene qui, in mezzo a s'acqua. Mi porta là, bisogna che spigno. A Vercelli mi trovo, quello è il ponte della ferrovia di Vercelli. E quel ragazzo che mi ha ospitato stanotte a casa sua, sa il padre, mi ha fatto alcuni doni, tipo l'ospitalità, la colazione, la cena ieri sera e un orologio. Mi ha regalato un orologio, di cui voi altri sarete invidiosi al massimo. Però bisogna che capite, una volta per tutte, capimo, anch'io mi ci metto tra la testa a capire, che le cose materiali non hanno senso.
passano, tutto passa, la vita sfugge, questa vita qui, materiale, la materia sfugge, è come un soffio che svanisce. Vedi cosa mi ha regalato, guarda che bello, questo è un orologio molto serio, Sector. Lui è un paracadutista, gli ho detto ma te serve a te, Sector senza limiti, no? No limit, si dice, no? Senza limite. Serve a te, ha detto no, no, prendelo te. Ha detto te voglio bene, prendelo te sull'orologio e sta zitto. E io ho detto vabbè, mi sto zitto. L'ho preso e sto zitto. Quindi si conta in mezzo palmo de male persone brave, eh? Però ci sono ancora, o ci sono rimasti. Non che perché ti regala la roba, no, perché sono de parola. Me l'ha detto un mese fa che mi regalava sull'orologio, dopo un mese che non si sapeva manco se ci si vedeva o no, me l'ha regalato. Quindi oggi come oggi, ai tempi che corrono, pochissimi so de parola, quasi nessuno. C'è da averci stima delle persone de parola, perché tu puoi dare affidamento alle persone di parola, però nello stesso tempo l'affidamento al 100% lo si dà solamente al nostro creatore Gesù. Gesù. Perché Gesù non ci tradisce mai. Allora, per primo posto, al primo posto ci mettiamo Gesù, che non tradisce mai a nessuno, perché il nostro creatore ci ha creato la vita dal nulla e dobbiamo esserne fieri e riconoscenti. Per secondo posto, che non ci tradisce, né ai bambini. I bambini fino a 5-6 anni ci vogliono bene e basta. Per terzo posto ci mettiamo i cagnolini, le bestiole che ha creato Dio, che non ci tradiscono e che sono de parola. Per quarto posto tutte le persone che sono de parola, quelle poche che ci sono rimaste, tipo stu Luca qua, io ho conosciuto 1000 Luca, questo è stato de parole al 100%, per esempio. Alcuni traditori, altri un macello. Questo è stato de parola e sono contento. Perché oggi come oggi è difficile a trovare una persona de parola e un amico vero. Un amico vero è molto difficile. Si dice chi trova un amico trova un tesoro. Se oggi come oggi l'amico vero in assoluto è solo Gesù, è Gesù il nostro tesoro. Ma non dobbiamo solo sottovalutare che Gesù ha creato delle sue creature che sono di parola come lui, ma non uguale a lui, perché Gesù non ha eguali. Significa che Gesù non ha pari a lui. Lui è sempre superiore a tutto, perché lui è il creatore, lui che ha creato tutti gli esseri viventi. Quindi se un essere vivente è bravo, è di parola e tutto, Gesù è di più, supera tutto. Quindi noi non ci dobbiamo inorgoglire noi stessi nel pensare che siamo superiori a lui, siamo superiori a Gesù, perché superiore a Gesù non c'è nessuno. Gesù è il nostro creatore, Gesù è tutto per noi. Fate, vado un due che è più profondo. Sente che voce che ho oggi. Vado oltre laggiù. A posto. Tesso fiume gelato. Guarda, eh. Oh, quanto sei sta bene qua. E allora io mi sono levato il cappello, perché di fronte alla grandezza e la potenza del nostro creatore, non siamo degni manco da lasciarci il cappello oltre la testa. Io me l'ho tolto pure per essere
soggetto ai suoi raggi cosmici che mi penetrano dentro di me e mi rallegrano l'anima. Adè questa videocamera qui che mi è stata fatta pure da una persona che mi vuole bene, guardandomi mi metto paura da per me, però ringrazio Dio, il mio creatore, per avermi donato la grazia da essere vivo, da parlare, da muovermi, da venire in mezzo a suo fiume, da sentirsi ranocchie dietro di me, da essere soggetto di essere illuminato da suo sole. Oh, volevo andare a vedere se ranocchie qua. Quindi tutto è stato fatto per opera e in vista di lui, tutto per merito di Gesù. Quindi Gesù per primo, per secondo posto se c'emo dei figli, secondo posto dopo mette i figli, terzo posto, per terza posizione, cos'è che ho detto? Le bestiole? Allora penso, mi sono sbagliato, per terza posizione i nostri genitori, terreni, per quarto le bestiole che non tradisce ne mai, e quinto tutte le persone di parola. E penso che non ci sono altri gradi per mettere queste cose qui in chiaro. Oh, adesso il vento mi spinge laggiù verso quell'altro ponte, però devo notare la bicicletta mia là, che c'è i pantalò, sa le chiavi, perché sennò se perdo le chiavi come fuori da casa. Rimanerò qui, se sta tanto bene qui. Senti lì le ranocchie come se parli nella vicenda. Allora Gesù, in questa tua creazione ti lodo e ti ringrazio, con questi uccellini che ti ringraziano ogni minuto che passa con i loro canti, mezzo a se frasche. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, vieni a salvarci. Signore, vieni presto il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Dall'altro lato di questa sponda qui, di questo fiume, c'è quell'altro pezzo di fiume che va giù più veloce. Io sono venuto qui perché è tipo uno stagno, è fermo, se sta meglio qui. Se no andavo giù, salgo un mo', non potevo manco fermarmi un attimo per riflettere un po'. Poi io stavo a pensare uno, no? Che ci sta a fare in questa realtà qui? Cosa ci stiamo a fare? Siamo stati creati per cosa? Per cosa? Per tribulare? Per soffrire? Per svegliarci la mattina incazzati? Per andare a faticare? Per cosa siamo stati creati? Siamo stati creati per amare ed essere amati. Dopo purtroppo l'uomo ha scelto, ha ascoltato il male e adesso se lo tiene
fino a che non viene Gesù dalle nuvole del cielo a salvarci dal male, dal peccato. E già lui è arrivato, è venuto a salvarci tramite la morte di croce e la resurrezione. Già siamo salvi se credemo in lui. E la salvezza e il suo ritorno è imminente. Lui è alle porte, nel senso che sta quasi per ritornare anima e corpo, per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine, pensa che roba, oh. Adesso mi metto disteso qui, scialo. Ah, che bello. Ah. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno ero lontano da te, ora invece sei tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Quindi noi dobbiamo essere certi che risorgeremo come Lui è risorto dalla morte di croce. Pensa che roba, oh, che bello. Grazie Gesù della tua luce d'amore, che mi avvolge anche oggi, 9 giugno 2012, qui a Vercelli. Mezza su fiume. Adesso il vento mi trasporta laggiù, verso il fiume, verso il ponte anzi. Allora, comunque mi sto accorgendo sempre di più che tutto quello che stiamo a fare, tutto quello che si fa sotto il sole, è tutto inutile. Non c'è niente più, niente di buono, tutto inutile. L'unica cosa che resta a temere il nostro creatore è a compiere le opere di bene, e basta. L'unica cosa che ci resta da fare. Vive giorno per giorno meglio possibile, compiendo le opere buone, leggendo la Bibbia, recita la corona del rosario e l'arma contro il maligno, che adesso la inizio. E queste le cose fondamentali, accompli le opere di bene. Gesù, vieni a salvarci. Signore, vieni presto il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori e distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio e sempre in secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. O del cielo, gran Regina, tutti corrono i tuoi piedi, alla grazia tua divina, dal tributo di lor fè. O Maria, madre mia, o regina tu del ciel, stendi il manto tutto santo sul tuo popolo fedel. Nel primo mistero del dolore, si contempla l'agonia nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e tra gli astri che in cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della neve, e le stelle più belle non son belle al par di te.
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di spine. Ti salutiamo, Regina, Madre di misericordia, sei tu la nostra difesa, sei tu la nostra speranza, sotto il tuo manto di stelle noi cerchiamo riparo. Tu sorgi più bella, non me la ricordo bene. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina dell'amore e della pace, prega per noi per il mondo intero. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita al Calvario. Siamo venuti, o madre cara, da ogni parte della terra, ti portiamo le nostre pene, con le gioie e le speranze. O regina della pace, il tuo sguardo ci consoli, su noi posa le tue mani, supplicando il Divin Figlio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte in croce. Ma Maria, tu che hai atteso nel silenzio il giusto dono d'amor, aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in te. Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor, aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi. Maria, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, Pia, Dolce Vergine Maria. Un Padre ave gloria secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Adesso per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplende a loro la luce perpetua, riposali in pace. Amen. Adesso per la mamma di Luca, quel ragazzo che mi ospita, fino a domani, dopo vado via. L'eterno riposo dona Paola, Signore, risplende a lei la luce perpetua, riposale in pace. Amen. L'eterno riposo dona Paola, Signore, risplende a lei la luce perpetua, riposale in pace. Amen. L'eterno riposo dona Paola, Signore, risplende a lei la luce perpetua, riposale in pace. Amen. Gesù, nel tuo nome, Gesù Cristo, ti chiedo la grazia di ammetterla in paradiso con te. Grazie, Gesù, e per tutti i nostri cari che sono andati in un'altra dimensione,
in quella dimensione che tutti noi dovremmo andare, dovremmo raggiungere. Chi è quello? L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposali in pace, amen. Comunque in testo fiume se sta troppo bene. Vabbè, mi vado a buttare ante quella cascata là, sta su comò. Chissà se c'è Germano. Allora, la benedizione tua, Gesù, scenda su di me e su tutti quelli che mi state a guardare fino adesso. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Adesso un Padre nostro per il babbo De Luca, questo ragazzo qui, De Vercelli, che sta tanto male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, amen. L'altro treno e poi stacco, mi vado a buttare per quella cascata. Non è un treno. Ah, non è. Ora come giro automaticamente, oh. Anzi, naturalmente, col vento e con la corrente dell'acqua. Adesso butto il gommo e mica ci vado io, mica devo morire per te io, mica voglio morire per te. Qui mi sfragellavo, te spacchi la testa, gli ossi qui, un macello. A posto, vado via. Vedi? Bisogna usare la testa. Voi altri dite che non la uso, ma stavolta l'ho usata. Io ci pensavo, se mi buttavo lì di giù, se mi sta trabaltava, infatti visto, si è incastrato il gommone, e alla fine mi incastravo pure io, dovevo calare giù per forza, mi spaccavo gli ossi, andava a finire male. Ma siccome non me ne vado a finire male, ci pensa Gesù quando è l'ora mia, non è che me la devo andare in cerca l'ora mia. Quindi, ora un po' andò andato a finire il gommo proprio lì davanti a quelli
a quei due lì, il bambino e quella ragazza. Proprio lì davanti, oh. Allora uno che se le va in cerca, i casini, quelli che non ci stanno con la testa. Invece chi è che previene da non far se succede niente, è meglio. Però l'avventura è bella, bisogna andare all'avventura, a stante la natura di Gesù. Questo è bello, però a cercarsi guai no, assolutamente. Sente che sbassamento di voce, oh. È una miseria, oggi è pazzesco, eh. Oh, adesso passo qui. Pare le pulita, oh. Pare, almeno sembra. Nell'impianto di risalita funivie di Europa, funivia Europa, lago, guarda, impianto chiuso sabato e festivi di Europa, una funivia, questa qui era la funivia di una volta, guarda la gente che c'era, oh. Guarda che roba. E di fianco c'è un santuario enorme, un'enormità, guarda che roba, oh, e una miseria. Monte Camino, eccola, va la funivia che scappa fuori da lì, c'è i fili, i cavi che va su a 2500 metri d'altezza. Oh, qua su non è caldo per niente, eh. Va su in alto, oh, è una miseria. Guarda qua, oh. Allora, e quel Luca, quell'amico mio Luca qui, sta facendo i biglietti per me e per lui. Adesso andremo su, non è a 2005 ma è 2003. Però quasi in te la vetta ci porta la funivia. Oh, che soddisfazione, quant'è che non piavo la funivia, oh, da quella volta che sono andato sull'Etna. Allora ho preso questo qui, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Guarda che roba, oh. Prevenire guai, scegli escursioni e mete commisurate alla tua preparazione tecnica ed alla tua condizione psicofisica, non sopravvalutare le tue capacità. Poi, prepara l'escursione e studia il percorso con carte topografiche e guide. In caso di incertezza affidati ad un accompagnatore ed istruttore della CAI, ad una guida alpina o ad un accompagnatore di media montagna. Qui c'è il manuale di istruzioni di come si... cosa c'è bisogno, vedi? Soccorso alpino. Controlla costantemente le condizioni del percorso. In caso di imprevisti, difficoltà elevate, pericoli ambientali, maltempo ed altro, ricordati che una sana rinuncia non è mai disonorevole. Come stamattina ho rinunciato a buttarmi giù de quel fiume lì, de quella cascatella, perché sennò mi spaccavo gli ossi. Controlla lo zaino, un ricambio asciutto, cibo, ma soprattutto bevande, vestiti in modo appropriato con particolare attenzione alle calzature, attrezzati adeguatamente in relazione al percorso e alla stagione. Poi ho finito, e lascia detto ad amici e parenti l'itinerario e la meta, non variarla ed avvisa a rientro, se ti trovi in seria difficoltà non farti prendere dal panico, mettiti a riparo ed attendi i soccorsi, vedi?
Sicuri in montagna, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Corpo Nazionale Soccorso Alpino, vedi? Milano, c'è pure il numero di telefono. Questo qui, queste le norme. Vedi, in caso di incidente, mantieni la calma e preoccupati della tua incolumità. Analizza ciò che è accaduto e valuta i pericoli ambientali. Assisti l'infortunato sistemandolo in posizione sicura. Presta soccorso secondo le tue competenze, badando a non peggiorare i danni. Chiama il soccorso alpino attraverso il numero 118. Ricorda, comunica ciò che è successo, il luogo preciso dell'incidente, le condizioni meteo, rispondi in modo chiaro alle domande dell'operatore del 118. Attieniti scrupolosamente alle istruzioni che ti saranno date. In caso di intervento dell'elicottero, libera la zona, segnala la richiesta d'aiuto ed agevola le operazioni di soccorso. Oh, è molto importante si fuglietti, io. Adè, vado su. Senza prenotare. Sì, magari l'unica cosa se ho paura mi tengo. Quando sei pronto andiamo per finire la comitiva. Sì, sì, adesso li ho fatti scendere, ho controllato che non ci fosse. Quanti gradi? 80 metri come quest'anno, non li hai mai visti. 16. Parte lentamente come un treno. Sì. Quest'anno sarà quel periodo là. Era Capodanno. Ah, bello. La montagna d'inverno deve ancora vedere. No, ma loro vogliono sciare. C'è un problema, chissà che bello. Che soddisfazione. Grazie Luca. Ci mancherà, grazie a te. Questo è il sentiero che c'avevi ragione, comunque il sentiero che hai detto a te si congiunge a quello che porta su a piedi. Ah sì? Sì. Ah, che c'è il fiume. Questo la vedi la gente che sale o che scende. Che fiume è, chissà? Questi qua è il fiume e l'acqua che scende giù dal lago che c'è. Che bello. Sì. Ma Curcaus sta sbassando. Pare che si sbassa. Madonna, le alto. Se ne ha dato quel palo là, vedi? E poi c'è ancora più su, andiamo. Mamma mia, le alto. Arriva a 2,5, arriviamo. Guarda quanti alberi. Si è sfragellata mai? È successo mai che si è sfragellata giù? No, allora era successo anni fa, ti ricordi che è passato quell'aereo che ha tagliato il cavo? È volato tutti giù. Qui? No, non mi ricordo. Mamma mia, qui non è successo mai niente. No, 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 assolutamente. Fai tutto nuovo qua, tutto rifatto a noi. Ma vedi quel cavo? Sì, 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 è il vento, sai che... Sì, guarda le alto. Quello lì è il sentierino, vedi che scende. Ho visto. Guarda i profondi lì. Ogni mezz'ora. Mezza e ora intera. Se però siete in tanti, quando è pronta. Traballa dal vento. Quella è quella vecchia. Era più giù, sai, non si sa. Hai visto che si stanno? Ormai non ci sono più. Si vedono più. Sì, quella era quella vecchia, ma era qua sotto. Hanno cambiato la linea. Quella era su linea vecchia. E nammi se le alto. Mamma mia, le alto. Salviamo. Là. C'è sto via. Oh, lì ci passiamo. Sì, sì, appena ci passiamo. Cominciamo a sbattere. Oh! Ole! Mamma mia! Oh,
Io ci sono abituato, mi ci butto pure. Sempre, traballa sempre così. Io mi butto da 7000 metri, per me è una sciocchezza. Insomma. Sì, sì. Che salto, un salto enorme. Mamma mia, ne alto. Come si è tappate le orecchie. Guarda il sentierino, non si vede neanche più troppo avanti. Sì, sì. Però ci vuole un'ora, anche un'ora a piedi ci vuole, un'ora e mezza pure. È alto. Però è una betulla, non che piace, quella lì sarà una montanella. Ah, ecco, tu puoi andare di là e fare la pista oppure scendi giù il sentiero, secondo me è meglio il sentiero. Questo qua adesso mi devo sentire. Scusi, beh, devi scendere, la quota devi scenderla, capre. Sì, anche io torno giù, guarda un po', guarda un po' il ruscello, guarda che roba, guarda lì, non si vede più niente. Guarda che roba, che emozione. Oh, ma l'ho fatto insieme, ce la facciamo, vabbè. Si va? Sì, farà un po' andare a Monte il Purgatorio. Siamo arrivati. Comunque quel salto di prima devo andare in discesa, ma non lo so. Peggio. In discesa lo senti proprio. No, ah no, ma c'è un altro, un secondo tratto. Volendo si può andare con la. Se giù via. Ah. Praticamente è una camminetta così aperta. Bella lingua. Si sale in due e si va ancora più su. Adesso almeno 5 guarda l'acqua ed eccola là, quella là è la cabinovia, vedi? Me la senti di prendere la cabinovia? Io sì, ci facciamo un flash allucinante sulla cabinovia, però sta a finire la batteria, mi sono scordato a mettere in carica. No, ti presto il mio telefono. Sì, sì, cosa ci vuole? Siamo arrivati 2003-91. Ma noi abbiamo preso fin qua? Sì. Piemonte? Si ferma l'altra, non va? Funivia. No, no, sì. Va. Va. Qua, qua. Ma è qua il lago? Il lago quando vuole si chiama. Guarda che bel lago qua su. No, andiamo al lago. Guarda, no? Lago di un le cabinovia, adè piamo la cabinovia per merito di Luca. Oh, bevo, eh. Perché è che c'hai i denti buchi, te li giochi. Mamma mia. È gelata. Mi spezza proprio, ti sfracella sul manico. Eccolo l'itinerario, nella conca di Europa, camminando, invece sarà cabino via, famo prima. Quindi per arrivare qui a piedi ci vorrà 2-3 ore. No, 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 aspetta. Ma dove sei di qua? Albergo Savoia, oh. Te pensa alle opere dell'uomo, cosa ha fatto per venire su un delle montagne senza fatica, no? Vi siete avventurando sotto vostra responsabilità su percorsi di alta montagna dedicati a persone esperte o accompagnate da guide alpine. Stavo molto in alto, vedi? Guarda i macchinari lì, oh. La persona educata rispetta la flora e non abbandona rifiuti. Santuario di Europa. Eccoli qua, va, la cabinovia. Sì, ma ciao! La cabinovia! Buon viaggio! Grazie! Grazie, grazie! Che freddo che fa!
Te pensa i cavi come avranno fatto attaccarli su? Un po' presto lì. Una miseria. È inverno qua su. Occhio che non ti vola per terra, eh. No, la tieno, la tieno. Se me lo faccio anch'io. Mai preso in vita mia un... Una roba del genere, hai visto quanto ho portato? Mi sta un po' a piamare. No, vai tranquillo, è tutto sicuro, Matteo. Te paracaduti, sai che... Trovate il paracadute, non ce l'hai? No. Adesso qua è ancora basso, ci saranno dei pezzi che... No, dai, non me lo dico. No, vabbè, non te lo dico. Dei pezzi più alti. Non te lo dico. Mannaggia. E qua si nascondevano quando combattevano la guerra, dai. Ma tutta s'acqua, quanto sarà alto? Parte adesso qua eravamo a 2,4, su più o meno arriveremo secondo me a 3,002, ma c'è scritto 2003 su Monti. L'altezza massima. È lì al Monte Camino. Ah! Qua supera, una miseria, si tratti chi dici, no? Sì. È alti tanto, eh? Porca miseria, ma c'è alti. Un pezzettino che è ancora di più. No, non me lo chiudo gli occhi. Io perché c'ho coraggio in tutto tranne che è troppo altezza. Ma così andiamo bene. Ma è sicura sta cabina via? Sì, tutto nuovo. Tutto nuovo, Matteo, tutto. No, perché se si stacca da sta faccenda chi, cascamo giù. Se ci facciamo male, sai. Non ti preoccupare. Mica tanto. Guarda che roba. No, vai tranquillo. Mi sembra da stare in mongolfiera. Hai visto che bello però? L'avresti mai detto? Mai. Ma sembrano pelose le montagne, hai visto? È vero, sembra, pare che c'hanno i capelli. Sembra pelo, sembra. Il pelo sbassato dalla neve. Magari la troviamo, la neve. La settimana scorsa l'ho trovata io. E dai. Sì, trovato un po' di neve sul lago di là. Ah. Comunque c'è l'acqua anche col lago, eh? Sì, dopo ci andiamo se vuoi. Ti faccio un giro anche lì. Abbiamo preso lo scambio per quello. Oh, non mi dà tanto l'aria da tanta sicurezza qui. Vai tranquillo. Tanto la sicurezza oggi come oggi non la troviamo da nessuna parte. Può darsi pure che uno muore davanti casa. Hai visto quando ho messo le reti, guarda, per non far franare le... Ho visto. No, dico, c'è tante persone, no, che è morti davanti casa, addirittura, invece hanno scampato per questi pericoli qui. E quanti? Per esempio qua è altissimo, Ma neanche più di tanto, Matteo, saranno 10 metri. Solo? Sì. Non mi pare. 10-15. 10? Madonna! Alla faccia! La sciocchezza, dai! Questo palo è tutto storto. Ma sono fatti apposta così. Devono seguire la linea proprio. Se tu pensi anche per costruire una roba del genere. Tanto tutto con gli elicotteri, come hanno fatto se no? Hai ragione. Poi capito, non è che scorre la cabinovia sul cavo, scorre proprio il cavo. Ho visto. Che scorre proprio qui, è sicurissima. Questo se si mettono a correre. Che pensa che qua non ci avrà camminato mai nessuno in vita sua, tranne quelli della guerra. È vero. Chissà anche i morti che ci saranno e nessuno lo sa. Della guerra, dico, bombe inesplose e tutto quello. Se non portavamo i maglioni congelavamo. È vero. Passa l'acqua lì sotto. Questo che mi metti qua? La panna arenata. Sì, ci passa. È tutta la neve che si scioglie sopra. Ah, sotto le rocce. Sì, scende giù da sotto le rocce. Ma che sassoni, Matteo, ma che roba. Ma hai visto che è giallini verdi? Sì. Cos'è? Che roba è? Veramente, penso sia anidride carbonica. Non lo so, Sinceramente non lo so. Sarà una strana vellutina. Muschio, sai. Muschio. Ecco, questo qua invece è un pezzo che è tutto un piano così. Oh. E poi andiamo ancora un pochino e siamo arrivati alla baita. Ah.
Bella invenzione, oh. Hai visto? Sai cos'è che qua è bello quando c'è proprio la giornata bella chiara che vedi tutto? Certo. Allora ti godi il panorama, sai. Sabino numero 31. Guarda, qua c'è l'acqua, Matteo, guarda. Si è fatto tipo un ruscelletto. Sta quella puoi bere comunque. Ce credo, è sì, categoria A. Sì, sì, questa proprio un contadino. Prezzolino. Adesso farà 10 gradi nemmeno. Qua? Ma secondo me siamo già 5-6, sai? 5-6 gradi, apposta c'ho freddo. Tanto su lo vediamo, c'è il termometro poi. Te pensa. Laggiù la città, guarda un po' un laghetto là. Sì. Laggiù la città fa 28 gradi. E qua siamo a 5 gradi, mi sa che arriviamo a meno 5 quando siamo su. Sì, tranquillamente, meno 2, o 0 gradi. Sente l'acqua che va giù. Sì. Chi per esempio è alto, Sì, qua sì. Sono 15 metri, 15, diciamo. Non tutti la prendono infatti la cabineria, perché è un po'. Un po' impressione la fa. Infatti, guarda là, oh, quella roccia! Fosforescente! Bella, Hai visto che roba? Mamma mia! Guarda la natura però! Pezzi di sassi, vabbè! Se pensa alla crosta terrestre di tutto il pianeta Terra, quanto se sarà mossa con l'impatto nucleare che c'è stato della cometa, no, quella volta. 12 km di montagna, guarda là al lago, un altro laghetto. Bella la neve, va? Sì, hai visto? E quella è tutta l'acqua che si scioglie, hai visto? Fastidio che... Ma qua bene o male sempre, anche d'estate la trovi la neve. Tra 11 giorni siamo in estate. Guarda, mi pare irreale, guarda. Stanno 2012. È 20 anni che penso il 2012. Ma che sassone, oh. Hai visto che roba? È il muschio, sì. È il muschio, muschio. Però fa un colore particolare. Infatti. Da sto picco lì sopra ti butti dall'altra parte, così ti arrestano tutti. Guarda che roba, no. Chi. Fantastico. Sembra una... Lo sai cosa mi pare? Sembra un'astronave, è una roba mostruosa, sì. Sembra di essere su un altro pianeta. È vero. Hai visto? Mi sembra una... un asteroide. Hai visto che roba? Magari lo è, eh? Chi lo sa? Lo sai che la paura a me desta altezza chi mi è andata via? Dopo che ho lavorato da tuntarello lì a mettere i pannelli solari. Lo sai, sei al trabattello col trattore che sì, tiri sì, su sì. Te da solo. Io sempre in quel terrazzo stavo. L'ho letto il curriculum. Ah, ah. Ah, già l'hai letto? Sì, sì, ho visto, dato un'occhiata. La miseria. Sì, sì. Sai che io non perdo tempo. La miseria, lo sai tutto. Vabbè, qua Matteo, guarda, se sale ancora un po'. Questo qua è il pezzo più impressionante, diciamo. Ah. Poi siamo arrivati. Se ci fai caso, vedi, tiene sempre la linea comunque dei 10-15 metri, vedi? Madonna, che cascata! Sei contento? Sì. Peccato le nuvole, peccato la giornata, però purtroppo te domani vai via. Lo so. Ah. Vedi come arriviamo alti lì adesso? Via lì. Madonna, le alto! È l'ultimo pezzo, diciamo, che fa un po' paura, poi boh. E non mi sale alto. Vai tranquillo. Oh, cosa sta succedendo? Rallentiamo perché sta salendo qualcuno, o di qua o di là. Ah. Porca miseria, chi è alto troppo. È fantastico, ma non ti preoccupare, ma te divertiti. Vai tranquillo. Chi è un pezzo un po' troppo alto, eh? Tanto siamo arrivati. E stappia molto male. No, no, vai tranquillo. Siamo arrivati. Sei coraggiosissimo. Uno sprofondo altissimo. Oh, se mi metto giù colco, ti dispiace? No, no, fai tu, Matteo.
Io il coraggio che c'hai, io te non. Mi sono pure seduto qui. No, dai, non me lo di. Non me lo di. Guarda che chi è? Qua sarà. Siamo alti qua. Madonna, qua sarà 300-400 metri. Qua siamo alti di brutto qua. Qua un 100. Non me lo dico, non me lo dico, è meglio. Guarda i fiori. Porca miseria, le alto. Vabbè, a te. Boh, il pezzo brutto l'abbiamo passato, diciamo. Madonna che sprofondo. Sì, sì, di brutto qua. A posto. Che collasso che mi ha preso. Pure questo, un altro pezzo. No, no, qua ormai è tutto così poi. Ah. Il pezzo più brutto era quello. Qua se saltiamo giù, saltiamo giù, guarda. Un pezzo di neve. Un pezzo di ghiaccio. Guarda, mi rimarrà sempre impressa sta pietra così, eh? Questo muschio verde fosforescente. Secondo sembra. È tutto il video proprio. Sì? Sì, sembra proprio un pennarello fosforescente. Hai visto che roba? Che figata, mai visto in guarda vita questo mia. Spezzato, spezzato in due, proprio di nuovo. Visto che roba? Questo è cascato ciò. Pensate. E quanti ce n'hai incrapati? Ai, tutti spaccati, guarda. Madonna che sassone, mamma mia che sassi, che sassi. Te pensa al creatore, questa è solo una montagna delle miliardi che c'è su pianeta. Te pensa le altre montagne e il monte. Pensa all'Everest. Pensa al monte Olimpo, no, su Marte, 40 km. 40 km. Quattro volte l'Everest. E na miseria, ma ti rendi conto 40 km per altezza? Cioè, tu pensa già all'Everest, ti vedi passare un errore di linea proprio a vista d'occhio. Figurati 40 km. Se 40 km di montagna. Sopra l'aereo, sai. Guarda che qua è tutto verde, guarda. Chissà quanti gradi ci sono qua. Dopo guardiamo. Tanto siamo arrivati, 2 minuti. E se sta a gelare, ma. Lo so, Matteo. Guarda, è diventate. E meno male che viola. Le maglie. Meno male mi dà tu sta felpa, perché sennò. Quei fiori dovrebbero essere molto belli, quelli viola. Le violettine, no? Che pensa Gesù, stava pensando? Voleva che arrivassi quassù io. Hai visto? Per merito tuo, per mezzo tuo. Mi fa piacere. Sono sicuro, perché su tutto c'è un disegno. Mi fa piacere quello che dici. Hai visto il suo pezzo? Si è staccato da quella proprio, sicuro. E se piano piano se ne va giù. È vero. Mi sa se ogni tanto vola giù qualche sasso da qua. Sì, sicuro. Probabilmente. Sì. Lì era i sassi della linea vecchia. Sì, sì, bravo. Sì, anche l'altro, sì. Chi comincia a essere un'altra volta alto, eh? No, ma tanto siamo arrivati, Matteo. Siamo arrivati, veramente. Fai per tranquillizzarmi. No, siamo arrivati da. Siamo arrivati, guarda lì, 1 chilometro, c'è il massimo. Ci saranno 0 gradi. Guarda le alto lì, 200 metri. Porca miseria. I due pazzi sono io e te, ci siamo qua non su. Non è possibile. Siamo solo io e te. Non ci viene nessuno qua su. Sente che voce stroppia che no, mi è venuta. Siamo arrivati davvero, te lo Madonna, giuro. Chiudo gli occhi. Ti giuro, siamo arrivati perché riconosco, vedi, quelle lì sono tutte reti per riparazione di sassi, guarda, tutte queste. Ah. E siamo arrivati, me lo ricordo veramente, guarda, ti giuro. Adesso se c'è la baita aperta ci prendiamo un bel tecato. E poi ce ne scendiamo. Te tranquillo come una Pasqua. Ma io sono abituato, Matteo, io mi butto giù col telefono mentre parlo tra un po'. Madonna. che bei fiori là, o gialli. Dove li vedi? Li vedo, sì. Le stelle delle montagne. Sì. Siamo arrivati. Caduta sassi. Pensa che c'è gente che ci abita qua, Matteo, qua sopra. E dai. Ti giuro, perché sopra ci sono le baite coi bar. Ah. Sai. Come viene nessuno, stassi affari qui quelli? Sì, sì. Pensa veramente, oh, per venire a lavorare devi prendere questo coso qua.